Diciamo con le condizioni buone. Con le condizioni buone, diciamo, un volo che da qui, un'oretta, un'oretta e mezza, stai a Terracina. Che figo. Quindi le termiche è... alla fine è relativamente vicino. E il volo più lungo che hai fatto? 200 km. Madonna, quanto ci hai messo? Sulle Alpi, ci ho messo meno di 8 ore. Tu che sei? Invece qui sull'Appennino ho fatto anche un volo da 9 ore, ma... chiaramente la media che tieni è diversa, ma soprattutto dipende dalla giornata e dalla bravura del pilota, però diciamo sulle Alpi c'è più energia in genere, okay. Quindi riesci a tenere delle medie un po' più alte, e quindi quando qui facevo 150 km sulle Alpi sono riuscito a farne 200, adesso quest'anno qui ne ho fatti 180, quindi magari sulle Alpi arriverai anche a 250. Poi stare, cioè, 8 ore in volo, porca miseria! Senso! Ale! Ho paura! Senza dubbio è lì. È là. Quindi poi quando sei al più di una vela un po' t'aiuti, no? Ok, sì, ci vedi. Quindi lì, quando trovi il punto di massima ascendenza, andiamo ad esplorare anche un po' fuori in valle, perché magari appunto c'è una termica. Tu non, cioè, te ne accorgi dalle nuvole, da cosa? Fantastico.
donne ne sanno una più del diavolo. Bravissima.